Cari amici, cari amiche, ben ritrovati in questo nuovo video. Sono ancora al Monte Murano. Ore all'incirca 19, beh, un po' prima, la telecamera mi dice 18:38 del 5 luglio, martedì 5 luglio 2016. Sono arrivato proprio ora e voglio tentare quell'ascesa. Ho lasciato la macchina vicino qui all'agriturismo chiuso e voglio tentare di arrivare alla cima. Impresa banale, ma che più volte lì c'è il non battendo grano. Anche quassù c'è un'aria freschina, da arrivare dalla costa con aria pesante, calda, fusa. Invece qui non avrei mai detto che c'è una bella arietta. Infatti ho messo le scarpe, i scarponcini. Sono caldi, però si sta abbastanza bene, me li sono portati dietro. Ecco lì la croce, occorre arrivare, vediamo. Oggi sto usando lo stabilizzatore, quell'aggeggio, e vediamo se è solo zavorra inutile oppure il video sarà un pochino più fruibile, fatto più stabile, fatto meglio, insomma. Vediamo un po'. Certo, abbastanza. Rispetto alla sola telecamera, questo peserà almeno 3 volte di più. È tutto d'alluminio e poi ci sono dei pesi, io ne ho tolto uno perché la telecamerina è molto leggera, quindi credo che due contrappesi siano sufficienti. E se notate delle diversità rispetto agli altri video, quelli che faccio di solito di questo genere, che cammino, scrivetemelo, magari io non me ne accorgo, sicuramente non me ne accorgo adesso mentre riprendo. Oggi proprio sono in borghese, pantaloni di cotone lunghi, maglietta, ho solo il cappellino, quello da legionario, che tanto il sole, anche se, cioè, vedete, non è che stia tramontando, le ombre sono lunghe, ma quassù siamo a 800 e passa metri. Oltretutto non si sente neanche la forza di questo sole perché l'aria appunto è frizzantina. Quindi a maggior ragione. Però diciamo che, essendo verso un pezzo di strada molto breve, quello che mi intraprendo a compiere non ho pensato a mettermi le maniche lunghe o a portarmi dietro la crema solare. Non ho né lo zaino né nulla, è proprio una cosa che 2 volte sono venuto qui con l'intento di vedere questa cima, e per 2 volte
la montagna mi ha respinto per motivi diversi. Ci sono i video per chi volesse andarli a vedere. Tutto essendo molto ingombrante, non è utilizzabile adesso oggi perché sapevo non ci sarebbe stato nessuno, ma qui è un punto abbastanza turistico per fabrianesi e non solo. D'altronde le macchine arrivano a poche centinaia di metri dalla cima. Qui c'è questa sella meravigliosa, questa vista. Eppure, nonostante tutto, ci sono un paio di persone. Adesso quasi sicuramente saranno dirette qui. Io spero di riuscire a fare la ripresa in maniera tranquilla fino alla cima e poi la ridiscesa non la riprendo, così se l'incontro pace. Ecco, io mi ero fermato più o meno qui ed ero tornato indietro scoraggiato da questo salitone e dalle mie condizioni non ottimali. Adesso le condizioni sono più o meno decenti. Vediamo un po' fin dove arrivo. Quindi questo dovrebbe rimanere anche come documento per la salita. Qui si divide in due. Qui mi sembra molto ripida, qui meno, sarà più lunga forse. Però tanto fin lassù bisogna arrivarci. In un verso, nell'altro. Fortuna gli scarponcini, perché qui con le scarpe normali non ci se la fa bene. Ecco, qui si ricongiunge. La discesa la voglio rifare adesso. Vediamo un po'. Ho letto una recensione, arrivi lì, parcheggi la macchina 50 metri, oddio, non è una cosa che ti ci vogliono le ore, ma
50 metri non sono di sicuro. Qui un altro po' di bosco, cioè almeno qui è coperto. Un bel freschetto. E niente, oggi poi ho letto anche una notizia. Ah, eccola, va. Sono arrivato. C'è una telecamera, ci hanno messo. Pure quassù, chissà, forse alla gola della Rossa arriva. Il cavo, oppure un'antenna. Ecco, la cima proprio, forse bisogna proseguire qua. Però anche da lì bisogna anche che mi do, che c'è lì, che abbiamo qui a tenerci compagnia. Ecco, qui prosegue, no, qua di sicuro poi ridiscende verso le grotte del Vernino dopo un bel pezzo. Quello cos'è? È di Criso? Da Elio Sole Criso Oro. Crisos, perché gli antichi, sia latini che greci, avevano solamente la S sorda, non quella di rosa, quindi, ma di rossa. Ci hanno scritto fin lassù, costruita dagli allievi del centro di Iesi. Eh sì, lì ci sono tutti i cavi che poi vanno a confluire in questa cabina. E qui ci sarà, però poi qui non c'è nient'altro, ragion per cui se uno dice non voglio, vabbè, dici ti vede arrivare, però l'antenna funziona finché i cavi sono collegati o la cabina è attiva, se no l'antenna non funziona più. Quella è la statale 76, la Isinante, che ho fatto mille volte, che mi ha portato fino a qui e poi mi riporterà a casa. Quella invece è la sponda dell'Esino, mi sembra. Ho la missione. È stata raggiunta stavolta. Beh, era facile. Loccioni. Loccioni è uno che è una fabbrica che sta laggiù, forse addirittura è una di quelle due là sotto. Va bene, su questo scorcio vi saluto, magari riprendo poi un attimo la strada di ritorno. Finalmente ce l'ho fatta. Adesso mi manca quella del Revellone, sono tutte semplici, però per chi magari non l'ha vista mai come me fa piacere, solo che io posso venirci di persona e riprendere. Mentre invece, perché non si dice raddoppiamento, o si dice mentre o si dice invece, mentre chi non può venire di persona perché è lontano, far piacere. E così, a dopo.